Abbiamo recuperato 800. A Milano arriva Mixa, il magazine dell'Italia multietnica. Che cos'è? È un giornale che nasce, diciamo, domani, come adesso in realtà, ma domani viene distribuito per la prima volta. È una free press mensile, in realtà il giornale, la testata c'è già e c'è, è registrata, diciamo, da questo gennaio ed è online dal 28 di gennaio del 2010. Di che cosa parla questo giornale? Il giornale parla di Milano, di mondo, di italiani, di stranieri e ha lo scopo ambizioso di mettere tutti insieme, cioè di creare uno strumento in cui finalmente italiani e stranieri sono a confronto, insomma questo è lo slogan di Mixa. E quindi cerchiamo di creare più sguardi, nel senso che un italiano può scrivere un pezzo e raccontare della comunità cinese, un cinese può raccontare di marocchini, eccetera, per cui sono gli italiani che guardano gli stranieri che guardano gli italiani o anche gli stranieri che guardano gli stranieri, nel senso c'è proprio questo gioco di specchi, insomma, per cui quello che vogliamo è creare uno strumento di dialogo e di confronto, perché insomma riteniamo che oggi più che mai ce ne sia bisogno. Abbiamo l'apertura, che è la storia di copertina, Milano 2048, il sorpasso, sorpresa, la città che verrà, c'è già, presente e futuro di una metropoli multietnica che fra pochi decenni vedrà imporsi i nuovi milanesi. Straniero a chi? Questa ragazza fa parte della rete delle seconde generazioni, ovviamente questa è una domanda molto forte che non ha bisogno di essere spiegata. La mappa indica un po' tutti i paesi in qualche modo di cui parliamo in questo numero, perché noi raccontiamo senz'altro Milano, senz'altro l'Italia, ma raccontiamo anche molto dei paesi di provenienza degli stranieri. Ecco, in chiusura, oltre alle domande che si possono porre agli avvocati su problemi pratici, c'è anche un'intervista che verrà presentata ad ogni numero. Sì, l'intervista è sempre appunto a uno straniero tendenzialmente, ma ripeto, ci può essere anche un italiano, lo faremo presto, in cui chiediamo proprio spot di rispondere a il tuo motto, famiglia, religione, lavoro, chilometri percorsi, del mio paese mi manca, dell'Italia mi piace, dell'Italia non mi piace. Noi vogliamo creare uno strumento che metta tutti insieme, quindi che non sia soltanto il giornale per gli immigrati, si chiama Mixa, questo è importante, è un nome che ovviamente sarà un neologismo, non lo so, ma intende il melting pot, tutti insieme.